Con i DOMS, i dolori muscolari il giorno dopo, fai stretching? Aspetta 5 secondi e ne parliamo. Grazie dalla pagina più visitata in Italia nella scienza applicata allo sport, con tutto il network che adesso ci accompagna, Scienza in Palestra, Aerogen Activity and School, Nuoto 24 e Performance Lab. Bene, parliamo oggi di DOMS e di stretching applicato ai DOMS. Ne parliamo come sempre, non con la nostra opinione, ma con una review importante che è uscita su una rivista che è Cochrane Database nel 2011. Dice: lo stretching non riduce i dolori del giorno dopo. E questa è una cosa importante. Allora, molte volte invece, proprio per evitare i dolori del giorno dopo o per ridurli, per prevenirli, si tende a fare stretching. Si è visto che non aiuta nelle lesioni muscolari, in altre riviste, con altri studi e in altre dirette. Questa volta invece ci soffermiamo sulla relazione che c'è fra DOMS e stretching. Lo facciamo con Luigi Cervone della Sport Science Academy. Grazie Gianmario, ciao a tutti. Ho segnalato questa review non proprio recentissima per sfatare un mito che, nonostante tutto, sopravvive ancora nelle palestre, nell'ambito del fitness, del resistance training e della preparazione atletica in generale. E cioè che lo stretching eseguito al termine di una sessione di allenamento particolarmente impegnativa sotto il profilo muscolare sia in qualche modo in grado di prevenire i DOMS, i dolori muscolari del giorno dopo. La review ci spiega che non è proprio così. Grazie e un saluto a tutti. Ciao! Grazie Luigi, ciao a te. E bene, quindi questa review è molto importante perché ci fa capire un aspetto che probabilmente è un po' così, forse banalizzato tra i non addetti ai lavori, ovviamente, perché un professionista queste cose ovviamente le sa perché è aggiornato. Allora, lo stretching non riduce i dolori del giorno dopo, e questo quando eseguito prima oppure dopo, oppure sia prima che dopo l'esercizio fisico, quindi non ci sono riduzioni clinicamente apprezzabili dei DOMS, ovvero non serve. Allora, adesso non è per essere così drastico nelle cose, però è importante perché se noi facciamo lo stretching sempre in funzione di un obiettivo, in questo caso per i DOMS, no, non c'è efficacia. Allora, tutte le volte poi alla fine mi rispondete, intanto commentate tranquillamente, dopo la diretta rispondo sia io che Luigi e gli altri membri dell'Academy, commentate tranquillamente qui sotto. Allora dicevo, allora non serve a niente lo stretching? Assolutamente, serve, ma non per questo motivo. Per ridurre i DOMS ci sono altri studi, abbiamo fatto altre dirette, soprattutto per prevenirli, ovvero se noi andiamo a fare un'attività che è concentrica eccentrico-concentrica, quindi per esempio può essere dei balzi, dei salti o attività di altro tipo, con un certo impatto, dove l'operazione stretch shortening cycle del muscolo è molto efficace, un'azione molto importante, potrebbero arrivare i DOMS, ma ovviamente un operatore del settore sa quale tipo di esercizio porterà dei dolori il giorno dopo, non può non saperlo, probabilmente chi lo fa da te, che fa delle cose senza sapere, ma in questo caso è abbastanza ovvio sapere quali siano le attività che produrranno DOMS. Qui non è un problema che arrivino, se vogliamo evitare che siano molto intensi i dolori, bisognerebbe fare per uno o due allenamenti precedenti delle attività con un carico molto più basso, lo stesso tipo di attività ma con un carico più basso. Questo fatto una o due volte previene, protegge il muscolo e quindi evita l'insorgenza dei DOMS. Quindi ci sono tanti modi, ma chiaramente lo stretching non è uno di questi, come ha detto questa review, come ha detto Luigi Celano e come ovviamente ogni giorno durante le review che parlettiamo qui, vi porto a conoscenza per la Sport Science Academy, lo facciamo. Continua a commentare, condividi, metti un like, ci sentiamo domani per la prossima diretta. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.